Ieri sera a Vicenza, in occasione dell'assemblea della Confindustria locale, abbiamo intervistato anche il segretario nazionale della Lega Veneta e sindaco di Verona, Flavio Tosi, sull'esito del voto e sulle tematiche economiche attuali. Le civiche in generale sono andate bene, non solo quelle ispirate al sottoscritto, perché nei tre comuni dove io non ero candidato, fra l'altro sindaco evidentemente, sono già sindaco della mia città, hanno fatto il 12, il 13, il 15%, roba del genere, risultando la prima o la seconda o la terza forza nei singoli comuni. Quindi è lì che si misura la forza di una lista, non certo sui ballottaggi. Poi il ballottaggio per il centrodestra, per quella regione che si diceva prima, è andato disastrosamente. Questa è una sconfitta del centrodestra più che della Lega. E della Lega come presa nel centrodestra, ma per un fatto semplice. C'è stato un crollo dell'affluenza, come si diceva prima, generato dalla sfiducia che c'è per colpa della politica, mica colpa della gente, nella politica da parte dei cittadini, che è ricaduta anche sui comuni, che questo è ancora più grave perché uno pensa che magari per il suo comune si vada a votare, invece è caduta anche sulle comunali questa sfiducia. E quindi in un paese dove l'elettorato di centrosinistra è notoriamente più fideizzato, più ideologico, e quelli che sono stati di più a casa sono quelli di centrodestra. E questo ha portato, perché non è che il centrosinistra ha rubato voti al centrodestra, semplicemente molto più elettori di centrodestra non sono andati a votare. Ma lei si sente vincente o perdente? No, io mi sento dirigente di una parte politica che deve prendere atto di una sconfitta. Devi ripartire da qua, costruire, dare dei risultati. Se vogliamo riconquistare la fiducia della gente, le cose che sono state dette anche in questa assemblea, ovvero sia fare quello che serve al paese in termini di burocrazia, di spesa pubblica, di giustizia, di costo del lavoro, insomma tutto quello che serve, se lo fai riconquisti la fiducia della gente, altrimenti andremo avanti così. Perché la politica, come ha detto lei, è stata ripagata con l'affluenza. La prima spia è stato Beppe Grillo. Beppe Grillo non ha vinto le elezioni lui perché è stato bravo lui. Beppe Grillo prende quel voto che ha preso l'altra volta, l'ultima volta, dalle politiche, perché la politica ha talmente sbagliato che o la gente non è andata a votare, ha votato Grillo per votare contro. E quello è stato il primo segnale. E il crollo dell'affluenza alle amministrative è il secondo, perché appunto c'è una sfiducia. Anche questo governo purtroppo è partito col piede sbagliato, perché anziché partendo dicendo facciamo queste tre cose, facciamole, si sono ricominciate le meline che adesso non ci possiamo più permettere. Dallo sceriffo si aspettava qualcosa di più. Purtroppo Giancarlo ha pagato anche lui il crollo dell'affluenza, perché comunque lui non ha perso di brutto, è riuscito ad arrivare al ballottaggio e a fare comunque un buon risultato al secondo turno. Chiaro che se l'elettorato di centrodestra nel suo complesso non va a votare, perde anche Gentilini. Insomma, l'impresa soffre da tanto troppo tempo. Che risposte può dare la politica? La politica deve cominciare a darle a tutti i livelli, a livello comunale ogni sindaco facendo la sua parte, noi attraverso le nostre regioni facendo la nostra, quindi Zaia, Cota e Maroni, che sapranno dimostrare cosa vuol dire federalismo e macro regione, perché adesso la fiducia la vai a conquistare lì. E a livello nazionale facendo le riforme che in decenni di governi, dove ci siamo stati dentro anche noi, non sono state fatte e che adesso il paese sta pagando. Infatti, si parla di credit crunch, si parla appunto di difficoltà, impossibilità del sistema bancario di mettere liquidità che serve per l'impresa anche. Come se ne esce anche da qua? Beh, allora, qua ci sono più di un fattore. Uno sono gli accordi europei, Basilea 1, 2 e 3, che sono stati scritti di fatto dal sistema bancario tedesco e francese, e quindi loro si sono difesi bene e bene hanno fatto. L'Italia si è difesa male e male ha fatto. Perché in realtà, siccome poi sono sistemi diversi basati su garanzie patrimoniali diverse, e allora il Basilea 3 in particolare ha riconosciuto come buone le garanzie di alcuni sistemi paese e sbagliate le nostre, con l'obbligo per le banche italiane, che forse erano più sane delle altre, di ricapitalizzarsi in maniera spaventosa. Con questo risultato ovviamente hai meno liquidità, e questo è un effetto. L'altro è quello che nel momento in cui la BCE ha fatto un'unica immissione di liquidità pesante, la Banca d'Italia ha costretto le banche italiane a comprare titoli di Stato, e quindi anche lì niente liquidità. E poi questa è una cosa che forse le banche dovrebbero farci una riflessione, è quella delle sofferenze, perché c'è poca liquidità anche perché le banche sono immerse nelle sofferenze.
immobili che gli restano sul groppone, mutui non pagati e quant'altro, sono un sacco di sofferenze, molto più del normale. Queste bloccano le banche. Cosa sarebbe possibile fare? Quello che ha fatto la Spagna. In Spagna lo Stato è entrato, è intervenuto, ha creato sostanzialmente la bad bank, ha detto le sofferenze le garantisco io, me ne faccio carico io, in modo che le banche siano libere di far banca. È chiaro che questo però vuol dire un intervento dello Stato nel mondo bancario. E in Italia il mondo bancario questo l'ha sempre rifiutato. In un caso come questo, l'intervento dello Stato a garanzia a fianco delle banche, forse sarebbe utile per liberare le banche e liberare l'economia.